La seconda giornata del campionato calcio a 7 over 45 vede di fronte Linos Team e Immobilarte. Da D'Alema, D'Alema la conclusione che sblocca subito il risultato Immobilarte con la percussione di Omar D'Alema. È precisa per la corrente con il numero 8 Lubrano. La conclusione reata e c'è il gol di Linos Team che accorcia le distanze. Pasini, l'apertura per la conclusione al volo di Salamano in volée. Il passaggio in mezzo con Pasini, Pasini, l'apertura per Veca, la conclusione di Veca, è miracoloso Miserandino a mettere in calcio d'angolo. L'apertura bellissima per Fumagalli, Fumagalli in mezzo, trova Pasini, Pasini si gira, Pasini. Conclusione a giro, il golasso di Romano per il 3-1 di Immobilarte. Per Veca che conclude ancora una volta, la palla sibila, palo e poi si spegne sul fondo. Fumagalli va sul fondo, Fumagalli in mezzo per Veca, il tiro e questa volta a dirgli di no è l'estremo difensore Miserandino. Questa volta la mette in mezzo, sempre sul fondo, sempre uno schema bellissimo per Pasini al volo che accorcia le distanze. Lo scambio con Fumagalli, il tiro murato, ancora Fumagalli di testa e la palla finisce sul fondo. No, invece non tira, tira invece Pasini, palo fuori. Finisce qui con la vittoria di Immobilarte per 3-2 su Linos Team.